Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati signori su Eurotrack 2, siamo tornati con il nostro camionista pazzo. Allora signori, prima di partire il video vi devo comunicare che purtroppo, avendo dovuto resettare tutto il computer, abbiamo perso tutti i nostri salvataggi. Di conseguenza ripartiamo da Palermo praticamente, io ho fatto però degli aggiornamenti, ovvero abbiamo tutta la Francia che prima non avevamo. E anche tutta la zona qui balcanica, che se non ricordo male, prima non avevamo nemmeno. Ci manca la zona della Spagna che adesso hanno aperto, ma questa la vedremo poi più in là. Signori, noi ci eravamo lasciati con questa serie che dovevamo raggiungere il punto più alto dell'Europa, praticamente, che non ricordo neanche qual era. Adesso il punto più alto dell'Europa è Tampere, che non so niente dove cazzo allora sia. Tampere, il punto più alto di tutta l'Europa, cosa che potremmo avere ancora come obiettivo di riuscire a raggiungere, però questa volta invece di andare dall'Italia verso il nord, quindi passare dalla Germania, voglio passare dalla Francia, perché mi sta proprio sulle scatole, quindi voglio passare proprio dalla Francia, signori. Vediamo se riusciamo ad andare a Parigi. Dove sta Parigi? Dion? Parigi. L'obiettivo è raggiungere Parigi, signori. Voglio vedere se troviamo la Torre Eiffel. Per fare questo, intanto signori, prima di partire il video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto e vi ricordo di seguirmi sui social, su Instagram mi trovate come Maullo941 e di seguirmi anche sul canale Viola delle Live, mi trovate anche lì come Maullo941. Detto questo, signori, partiamo con il video e scegliamo il lavoro da cui cominciare. Allora, come lavori disponibili noi possiamo andare o a Sassari, che mi sembra una gran bella. Io non vorrei andare nuovamente per l'Italia come abbiamo fatto l'altra volta. Mi piacerebbe andare verso di qua. E quindi potremmo scegliere subito questo bel viaggetto che sono olio d'oliva, signori. Portiamo l'olio d'oliva a Sassari, così pigliamo anche il traghetto. Ma sì, dai, pigliamo l'olio d'oliva, andiamo a Sassari. E chi si è visto, si è visto. Ok, signori, siamo su un Renault. Forse non l'abbiamo mai guidato un Renault, non ve lo so dire. Però siamo a Palermo. Abbiamo già il carico attaccato. Se non mi sembra male. Intanto accendiamo. Oh, c'è anche la signorina mo che ci fa da autista e ci indica la strada che dobbiamo fare, signori. L'obiettivo di questa serie, signori, rispetto a... Da dove cazzo la si esce? Di qua. Rispetto a quella precedente. E quello che voglio crearmi, voglio comprarmi dei camion miei, signori. Sì, però stai calma, zia. Voglio comprarmi dei camion miei, quindi. Sì, questa sta già parlando troppo. Facciamo sportivi? Facciamo dai, dai, così. Easy, busy. Sono uscito, stai calma. Occhio a palo, occhio a palo. Ok. E quindi, signori, l'obiettivo sarebbe. Questo si è fermato? Non lo vedo più manco tanto bene. Ok. Non l'abbiamo preso davanti. Ok. Ma le frecce come cazzo la si mettevano? Stiamo a voltare. Però c'ho lo stop, zia. Ma chi se noi siamo sportivi? Abbiamo la precedenza su tutto, signori. Abbiamo la precedenza su tutto. Questa sta parlando troppo. E l'ho capito! Basta che me lo dici una volta. Non è, no, devi ripetermelo. Se me lo ripeti 8.000 volte non è che lo capisco meglio. Dai così, andiamo a prendere i traghetti, signori. Bandiera italiana, che cosa carina. Andiamo a prendere i traghetti, lasciamo Palermo, che è riprodotta abbastanza bene, signori. Questo superamento limite di velocità. Ma sei un bastardo! Si sono presi già 300 euro così. Ma no, ma no, ma neanche abbiamo iniziato. Mi devo comprare i camion. E questi già mi fregano 300 euro così. Stiamo andando a 60 km/h su un tratto di strada in cui si va a 30. Però va bene, signori. Siamo sportivi. Va bene, se voglio, se voglio. Frena, frena, sì, frena, sì. Ha un poco i freni. Hanno dei problemi i freni questi camion. Tirano lunghissimo. Occhio al semaforo. Ok. Dobbiamo. Dai, sta diventando una rottura di scatole sta signorina però. Che poi si chiama Giulia, signori. Nel navigatore ce l'ha messo il nome di Giulia. Però sta diventando un poco pesante la signorina. Dai, 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 dai. Pigliamo il traghetto, signori. Grandi navi veloci. Damose, andiamo a Cagliari, signori. No, l'abbiamo mai preso il traghetto nella serie precedente? Forse no. Forse no. Perché se non ricordo male qua si salta di brutto.
Infatti ricordavo, ok. Mi devo fermare qui, mi devo fermare qui. Se si ferma, premi invio. Damose. Palermo-Cagliari o Palermo-Napoli? No, Palermo-Cagliari, non attenzione, mi costa 778 euro. Porca miseria. Porca miseria. Vabbè, dai. Visitiamo posti nuovi. Oh, siamo a Cagliari. Bello così. Destinazioni premi, ma chi se ne frega? Ok. Le luci ce l'ha accese sto coso? No. No, come si accendono le luci? Ok. Luci accese, signori. Siamo a Cagliari, siamo a Cagliari. Prepararsi a Vediamo. voltare a sinistra. Vediamo di uscire, vediamo di uscire, vediamo di uscire. Ci passo di Voltare qua? a sinistra. Mamma che strade strette. Non ci passo mai nella vita. Ci sono passato. Semaforo rosso, fermi qua. Ok, semaforo verde. Ma porca miseria, mi potevano andare direttamente. Mi ha fatto fermare sto bisonte e dico più lento a ripartire. Occhio, non facciamo le curve troppo strette. Andiamo, signori, vediamo di recuperare l'autostrada. Non è tutto buio. Tenersi a destra. Sì. Siamo già usciti da Cagliari, addirittura. Olbia Sassari. Stiamo andando a Sassari, signori. Di destinazione Sassari. Ok, signori, siamo già in autostrada. Siamo usciti subito da Cagliari. Molto, molto bello. Molto interessante. Non c'è nessuno per le strade. Meglio così. Meglio così. Stiamo a tirare come se non ci fosse un domani. Stiamo a tirare come se non ci fosse un domani. Damose, damose. Dai, dai. Corri, camioncino, corri. Sempre dritto? Sì. Benzina c'è. Cosa bella, non c'è nessuno per le strade, signori. Semaforo verde, quindi linea verde per noi. Dobbiamo fare 204 km. Ok. In 2 ore e 58 minuti. Occhio alla rotonda. Frena, frena, frena. Tiralo, 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 Alla rotatoria, prendere la tiralo. prima Zio, uscita. c'ho precedenza io. Uscire adesso. Mette ansia questa signorina. Uscire adesso. Veloce, non ci perdere tempo, esci! Mi metto un attimino di ansia. Dove stiamo andando? Non ho letto il cartello stradale, ma mi fido del Tom Tom, signori. Tenersi a destra Mi e poi voltare a destra. tengo a destra e giriamo a destra. Va bene. Cartello stradale che dice? Voltare a destra. Olbiasal! Abbiamo sbagliato completamente l'uscita, signori. Occhio al camion dietro che si sta partendo. No, che fai? Ti parti o ti stai fermo? Si sta fermo, ok. Abbiamo mancato l'uscita, signori. Abbiamo completamente mancato l'uscita. Salve, salve, salve. Abbiamo leggermente mancato l'uscita. Salve, salve. Salve. Piccolo, piccolo, piccolo problema. Giralo tutto. Dobbiamo girare di qua. Io stavo a guardare tante cose belle e abbiamo completamente mancato l'uscita. Va bene, non fa nulla. Cose che possono succedere quando ci si rimette alla guida di un camion. Possono succedere queste cose. Uscita mancata in pieno, ok. Ciao colleghi, una volta li salutavo questi, poi loro non mi hanno mai salutato i signori, quindi dico perché dobbiamo. Troppe X è impressione mia. Perché ci sono tutte quelle X se mi fa andare? Forse al contrario non possiamo andare in quella direzione. Sì, al contrario non possiamo andare in quella direzione. Va bene, superfluo, superfluo. Dettagli, dettagli che non stiamo qui a chiederci troppo. Tutto questo sono le 11:08 ed è notte fonda. Ma di che anno, che periodo dell'anno siamo? Sassari, non ho letto l'altro cartello, va bene. Siamo a 179 km dall'arrivo, signori. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Siamo a 72 km orari su. Quant'è il limite? 80. Dai, siamo dentro, ci siamo dentro. Sto coso non va nemmeno se lo spingo. Non va nemmeno se lo spingo. Dai, dai, camioncino, camioncino. Allora, signori, l'obiettivo è raggiungere l'Inghilterra. Dall'Inghilterra poi ci sposteremo nei paesi del nord. Dai paesi del nord poi torneremo giù. Ma l'obiettivo fondamentale è quello di comprarci un camion il prima possibile, perché non ho voglia di fare lavori per gli altri. L'altra volta avevamo pensato di farlo così, adesso voglio cambiare metodologia. Stiamo facendo questo primo lavoro che ci sta portando in Sardegna. Speriamo che mi sblocchi la banca, così posso vedere di fare un prestito, un qualcosa.
e ottenere soldi per poi riuscire a comprarmi il camion che vogliamo. Così un attimino, ce lo modifichiamo, ce lo sistemiamo, ce lo facciamo, ce lo diciamo. Andiamo in giro per il mondo, signori. Come se non ci fosse un domani. Occhio al guardrail, l'ho preso? No. Ho sentito un rumore di sottofondo che non è che mi sia piaciuto tantissimo, però va bene. Io ho sbagliato l'inquadratura della ripresa, signori, quindi un pezzo di video, un pezzo di camion non lo perderete, vabbè, ma tanto è tutto buio, quindi non si vede granché. L'importante è il navigatore, l'importante è lo sterzo che si muove, vedete lo sterzo si muove, lo sterzo si muove, occhio, occhio. Andiamo sempre dritto, sì, mamma mia. Siamo sopra il limite di velocità, quindi preparatevi che fra un po' mi arriverà la multa. Non stiamo vedendo un cacchio di questo viaggio. Cosa che. Abbiamo due camion davanti. Ok. Perché non accelera più? Cazzo, c'è l'autofreno sto coso? Che c'è l'autofreno? Si accelera. Non va oltre il 91, signori. Abbiamo il limitatore di velocità. Occhio, mamma, che stiamo passando vicini. Occhio, che lo stiamo passando troppo vicini. Sì, abbiamo il limitatore di velocità, signori. A 91 km/h si stacca l'acceleratore. Ma che paranoie! Ma no, ma no! Ma no, ma che camion di marmellata! Dai! Ciao collega! Te che porti? Benzina? Io porto olio d'oliva dalla lontana Palermo verso Sassari. Damose, damose. Damose, damose. Che cos'è? Che è successo? Che è successo? Vedo dei lampeggianti. Incidente forse c'è stato un incidente. Non ho capito bene la particolarità, però va bene. Siamo a 100 km dal nostro obiettivo, signori. 100 km dal nostro obiettivo. Stiamo per arrivare. Ce la stiamo a fa, ce la stiamo a fa. Questi video ovviamente usciranno un po' più lunghi, signori, rispetto ai video di solito che però avete sul canale, ovvero quelli di FIFA. Urto, ma non l'ho urtato mai nella vita! Ma come urto? Ah. Olbia Sassari, andiamo se dritto, andiamo dritto, andiamo dritto, andiamo dritto. Andiamo dritto, andiamo dritto. Abbiamo urtato un veicolo, abbiamo preso una contravvenzione, se non sbaglio, per eccesso di velocità a Palermo. Sì, quindi più il traghetto. Dai, 1.000 euro se ne sono andati così, signori. 1.000 euro, ne guadagnavamo 3.000. 1.000 ce li siamo giocati subito, praticamente. Mille ce li siamo guadagnati subito. Ce li siamo fumati subito, mille praticamente. Vabbè. Guarda come ci svernicia quello con la station wagon. Mannaggia lui. Io qua sto a fare una fatica che non è normale. Sto a fare una fatica che non è normale. Certo, se vogliamo fare viaggi più lunghi, sicuramente non li possiamo fare con un camion del genere. Perché se a 90 mi stacchi l'acceleratore, dico, non arriviamo mai nella vita. Ce lo portavo con l'aereo il carico, facevo molto prima se ce lo portavo con l'aereo. Però va bene. Guarda che si stacca l'acceleratore, impressionante. La panda! Dove? Che? Io devo andare sempre a dritto. Non ci ho capito niente, signori, c'era un incrocio lì. Ok. Va bene, va bene. Mi ero concentrato sulla panda, non ho visto completamente l'incrocio. Dettagli. Questo. Altro incrocio. Altro limite di velocità superato. Altri 5. Non prenderemo una lira da questo viaggio. Che cosa bellissima. Da questo viaggio non prenderemo una lira, signori. Va bene, va bene. Ma mannaggia a loro. Ma mannaggia a loro. Vediamo se riesco a superare. Vediamo se riesco a superare. Dai, 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 dai. Supera, supera, supera. Su, che sta a portare questo? Questa è una barca? Guarda che. Mamma, che nervi che mi fa venire. Sto limitatore. Dai, 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 dai. Guarda che non riesco a superarlo. Ma che cos'è? Ma cosa sta portando? Non riesco a capire che sta portando. Guarda, se mi ci metto dietro oh, piano piano lo stiamo superando. Piano piano lo stiamo superando. Mamma mia. Mamma mia. Non capisco cos'è però. Non capisco cosa sta trasportando qua il collega. Opposto. Ok. Occhio, occhio. Siamo a 34 km dall'arrivo, signori. Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Siamo in discesa, quindi comunque Sassari dobbiamo andare dritto. Sassari dobbiamo andare dritto. Dai, 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 non usciamo qua. Occhio a non colpire il camion. Torniamo in corsia. Siamo tutti contenti, signori.
Vedo l'obiettivo sul navigatore a destra. La signorina è andata a dormire. Giulia, il nostro navigatore si è andato a coricare. Non ci ha detto più nulla, praticamente. Ci ha messo in autostrada e ha detto: vai tu senza problemi. Divertiti, io mi faccio una pennichella. Ci vediamo a Sassari. Siamo a 16 km dall'arrivo, signori. Siamo arrivati a Sassari. Siamo arrivati a Sassari? Sì. Non è possibile. Ah no, si è svegliata Giulia. Usciamo a destra, va bene. C'è una curva. È stretta la curva? No. Ho capito. Madonna mia, che persona pesante. Dai. Occhio. Madonna mia. Limite è 40, noi stiamo andando a 67. Oh, siamo a Sassari, signori. Siamo a Sassari. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati. Sassari esplorato. Questo camion da dove è spuntato? Mi è spuntato così di botto. Allora, stiamo calmi. Siamo a Sassari. Ce l'abbiamo fatta, signori. Obiettivo. Ah, sta portando un camion. Prendere la seconda uscita. Sta trasportando due camion. Mamma che impressione. Ma ha fatto troppa impressione. Usciamo di qua. Esci, sì. Facciamo. A sinistra e voltare a sinistra. Mi devo tenere a sinistra e poi voltare a sinistra. Ok, voltare dove? Voltare qua. A sinistra. Ho capito. Voltiamo, possiamo? Sì. Veloci, gira. Madonna mia, siamo passati voltare vicino. Frena, dobbiamo entrare qua. Dobbiamo entrare qua. Ah! Alla prossima. Ah, ma ha pure salutato Giulia, ho capito. Alla prossima. Ok, signori, siamo arrivati a Sassari. Vediamo quando vogliono parcheggiato. Prendiamo dei punti esperienza. Dove lo vogliono parcheggiato? Di là? Io non so proprio a parcheggiare, signori. Se questi mi fanno i parcheggi complicati, siamo messi malissimo. Come ve lo parcheggio? Occhio ai cassonetti. Mannaggia le vostre sorelle. Piglio il cassonetto? No. Ah, qua, dritto per dritto. Ah, dai che bravi. Sapevano che non so parcheggiare e mi stanno facendo il parcheggio gratis. Il parcheggio facile. Piano. Ok, scaricano il rimorchio. È andata, signori. Primo viaggio della nostra nuova avventura su Eurotruck Simulator portato a termine. Vediamo quanti spiccioli ci hanno dato. Ah no, ci hanno dato 3.000 euro belli puliti, signori. Siamo già saliti a livello 2. Buono così. Che cosa carina. Non abbiamo pagato le multe. Ottimo. Abbiamo un punto abilità. Lungo raggio. Merci preziose. Spacco le offerte. Carichi fragili. Consegne puntuali. No. Andiamo con merci preziose. Questa è che riusciamo a ottenere più soldi. Va bene, abbiamo anche una mail. Vediamo chi è che parla. Hai bisogno di denaro? Possiamo aiutarti? Oh, prego, visiti la nostra banca. Va bene, signori, per questo video ci fermiamo qui. Prossimo video visiteremo la banca. 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. 2.888 euro al giorno? 50.000 euro ci danno 1.446 euro. Allora, no, dobbiamo intanto andare a visitare dei concessionari, signori. Dobbiamo per prima cosa nel prossimo video visitare dei concessionari e capire dove possiamo comprare un tir. Dove possiamo, quindi non abbiamo esplorato niente. Dobbiamo vedere dove possiamo andare a esplorare, a comprare un tir, signori. Dobbiamo informarci. Mi informo. Bella, raga, ciao.